Grazie, grazie Alfredo, hai detto bene, siamo a San Giovanni Teatino, ospiti del primo cittadino Luciano Marinucci. Grazie Sindaco, buongiorno. Per tante settimane San Giovanni Teatino è stata città Covid free. Nelle ultime ore, a dire il vero, c'è stata la notizia di un positivo, però possiamo dire che in generale nell'ultimo mese, in questa estate, la situazione nella sua città, nella città di cui lei è sindaco, è stata sicuramente una situazione molto positiva da questo punto di vista. Beh, sicuramente sì, questo grande merito va ai miei cittadini tutti che hanno collaborato, che hanno osservato attentamente quali sono state i nostri indirizzi e quindi anche i loro comportamenti, che si vede chiaramente che sono cambiati. Ricordo che siamo stati oggetto di un focolaio, quindi siamo stati più volte onore della cronaca e siamo stati veramente preoccupati. Le preoccupazioni viaggiavano ogni giorno sul mio territorio e immagino quali sono state le preoccupazioni. Ad oggi invece, dopo diverse settimane che non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali, diciamo che il merito è dai cittadini, ma noi continuiamo a lavorare, lo stiamo facendo in tutti i settori del territorio e nella speranza che questa grande scommessa, che è la riapertura delle scuole, che si farà in tutta Italia, si potrà svolgere nel migliore dei modi, perché insomma ci sono segnali invece in altri paesi della comunità europea dove le scuole sono state chiuse di nuovo. Situazione positiva, diciamo quest'estate le cose sono andate per il verso giusto, perché voi avete puntato molto sulla prevenzione, Sindaco. Sì, abbiamo eliminato tutte le forme di assembramento, il Vescovo ha comunicato alla parrocchia o tutte le parrocchie della Curia di non effettuare le feste patronali. Noi abbiamo eliminato il nostro calendario delle manifestazioni estive proprio perché volevamo assolutamente evitare motivi di contagio, quindi abbiamo fatto dei sacrifici, i fondi che avevamo destinati li abbiamo dati alle famiglie in difficoltà, abbiamo fatto quello che in sostanza poi a fine risultato essere utile ed efficace, perché se oggi siamo qui a contemplare questo risultato dopo aver avuto quella vicenda purtroppo del focolaio, oggi sono sinceramente soddisfatto. Si guarda al futuro, si guarda ai prossimi giorni, alle prossime settimane, è passata l'estate, tra poco parleremo, perché lei tra l'altro ci tiene in maniera particolare a quello che state facendo per la riapertura delle scuole, dicevo, in vista di quella che è stata insomma la ripresa normale delle attività nella vostra città, insomma cosa si sente di dire per il futuro? Beh, intanto a tutte le famiglie che in questi giorni mi hanno in parte rappresentato le difficoltà di veder, tra virgolette, dispersi i loro figli nelle varie strutture scolastiche del nostro territorio, ricordo che noi adesso siamo arrivati a 6 plessi scolastici, siamo uno dei circoli più numerosi d'Abruzzo, quasi 1800 ragazzi, e quindi la difficoltà di chi oggi gestisce l'ambito scolastico è sicuramente una difficoltà evidente, però devo dire che noi abbiamo osservato tutte le disposizioni che il governo ha fatto per poter mettere in condizione l'amministrazione di supportare la scuola, la riapertura. Devo dire che siamo riusciti attraverso le nostre risorse, quindi per quanto riguarda la scuola civica musicale dove si svolgevano le nostre attività, era un fiore all'occhiello al momento, spero solo per brevissimo tempo, abbiamo dirottato 4 sezioni della scuola di Largo Voitila, abbiamo riaperto una scuola che era quasi 20 anni chiusa dopo aver partecipato a un bando 3 anni fa per 750.000 euro, quindi diciamo che già eravamo abbastanza forniti di scuola, l'avevamo fatto perché non volevamo che si abbandonasse una struttura che aveva anche un valore storico del territorio, oggi è tornata molto utile alle esigenze della scuola, quindi 3 sezioni andranno in quella scuola che poi erano le 3 sezioni che avremmo dovuto dirottare da via Vittorio Emanuele, che oggi è una sede provvisoria, e quindi a breve insomma riusciremo ad avere degli ambiti scolastici efficaci ed efficienti. Abbiamo garantito 600 pasti pronti alla riapertura, abbiamo acquistato 16.000 vassoi proprio per evitare che il cambio delle posate e dei piatti possa definirsi come un eventuale motivo di contagi, quindi meno si avvicinano gli operatori e meno possibilità ci sono, quindi un vassoio unico con tutte le portate nel vassoio. Stiamo ripredisponendo il trasporto scolastico, abbiamo fatto una prescrizione delle 210 persone che ce l'hanno chiesto lo scorso anno, sono arrivate per il momento solo 100 richieste, quindi insomma tutto l'apparato è pronto ed efficace grazie anche la nostra società partecipata e degli operatori della stessa che si sono praticamente messi totalmente a disposizione della scuola e degli operatori.
Tra l'altro, pochi giorni fa c'era stata l'inaugurazione proprio qui a San Giovanni Teatino della stagione sportiva della cittadella dello sport. Io cederei per qualche istante la linea allo studio al collega Alfredo Primante per una domanda proprio a lei, sindaco, poi andremo a chiudere qui da San Giovanni Teatino. A te, Alfredo. Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso delle scuole, che è quello insomma più che ai nostri telespettatori è più caro, soprattutto a chi ha figli chiaramente, e le volevo chiedere se in queste settimane di riorganizzazione complessiva ci sono state sicuramente delle difficoltà, quali e come sono state affrontate, visto insomma il coordinamento che ci vuole tra le varie istituzioni, tra la ASL, la tua e quanti altri. Allora, per quanto riguarda le difficoltà, è evidente che le difficoltà ci sono state sin dal primo momento e ci sono ancora oggi, ci saranno anche domani, perché la data già del 24 diciamo che è molto più comoda di quella del 14, ma sicuramente la scommessa che si è voluta fare, perché questa di così si tratta. Io voglio ricordare a tutti, perché poi qualcuno forse lo dimentica, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato uno stato di pandemia e non ancora l'ha sciolto, quindi il governo ha protratto fino all'8 di ottobre lo stato di emergenza, quindi noi stiamo lavorando in emergenza e quindi queste emergenze purtroppo si vanno a riflettere sul territorio. Però devo dire che il precedente preside d'istituto e la nuova si sono completamente messi a disposizione anche dell'amministrazione comunale, che è la parte operativa, il braccio operativo, e stiamo risolvendo tutti questi piccoli problemi, perché riorganizzare 6 plessi a fronte di 3 plessi insomma non è un lavoro da poco, ecco. E alle famiglie, perché purtroppo le famiglie devono capire che ci consegnano dei ragazzini la mattina sani e noi li dobbiamo riconsegnare sani, perché la scuola, e così come l'ho detto prima, ci sono già scuole in Europa che stanno richiudendo, è uno degli luoghi dove è più facile contagiarsi e quindi dove è più facile che l'epidemia possa ripartire. Questo è una delle cose che dobbiamo scongiurare. Sono convinto, e voglio dire alle famiglie di San Giovanni Teatino, di stare sereni e tranquilli, perché intanto i loro figli vivono in un ambiente dove noi abbiamo fatto tanto per la sicurezza dei loro figli e stiamo continuando a lavorare per questo. Quindi un po' di pazienza e la consapevolezza che non bisogna mai abbassare la guardia, far lavare continuamente le mani ai figli il giorno, portare la mascherina nei luoghi pubblici, portarla loro e non avvicinarsi molto alle persone che non si conoscono, ma anche quelle che si conoscono, perché probabilmente oggi le cronache parlano di soggetti infetti da Covid-19 che manco sono immaginati che poteva succedere, parlo di personaggi famosi, ecco. Paolo, a te. Sì, per chiudere, grazie ovviamente al primo cittadino di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, quello che si sente di dire alla cittadinanza in vista delle prossime settimane, al di là dell'anno scolastico, al di là di questa che è ancora un'emergenza sanitaria. Stiamo ripartendo, è una ripartenza dura e difficile, perché il primo problema è quello di non ricadere nel lockdown, perché il lockdown ha fatto dei danni che ancora oggi ho visto che molte persone ancora si rendono conto. Qui un'economia è stata inginocchiata e il futuro di tante persone è stato messo in discussione. Continuiamo ancora ad assistere famiglie con i servizi sociali, perché molte famiglie non hanno la forza di partire. Quindi la solidarietà nel capire che le famiglie in difficoltà vanno aiutate a 360 gradi e quindi anche loro, se possono spingere con la loro generosità, la loro predisposizione, perché questo è un territorio così composto, e di cercare di fare squadra tutti quanti assieme, l'amministrazione comunale, le istituzioni del territorio e le famiglie, che sono l'elemento più importante che noi dobbiamo tutelare, ma che ci devono anche supportare.